Sabato 18 settembre 2021 Monica Guerritore ha aperto il Festival delle Associazioni Culturali con il suo spettacolo Dall'Inferno all'Infinito, messo in scena al Teatro della Pergola di Firenze, dove è stata presentata la manifestazione dall'assessore alla cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi e dall'onorevole Rosa Maria Di Giorgi della Commissione Cultura della Camera. Antonio Aida Fontana, presidente del Centro Associazioni Culturali Fiorentine, che organizza questo festival. Quest'anno un festival, non semplicemente una settimana. Come mai? Cosa cambia? Io credo che il primo cambiamento sia dovuto alla pandemia, che ci ha chiusi tutti in casa e che ci ha da una parte spinto a voler uscire, a volerci incontrare nuovamente, e dall'altra ci ha spinto ad approfondire tanti argomenti. Le nostre associazioni sono associazioni culturali e quindi ciascuno ha approfondito il tema che è proprio della sua associazione. E poi per noi è sempre importante la sinergia fra associazioni. Quest'anno direi che ha funzionato ancora meglio del solito. Siamo 36 che lavorano insieme, che lavorano su vari argomenti, che hanno organizzato visite guidate, aperture straordinarie, veramente un modo per incontrare tutto il pubblico di tutte le età e con gusti diversi. Ecco, un calendario molto ampio, durerà fino a ottobre. Il programma si può trovare sulla pagina Facebook del Centro Associazioni Culturali Fiorentine, però ci dica un po', diciamo, quali sono gli appuntamenti o di che tipo, insomma, saranno. Gli appuntamenti, innanzitutto si parte da Dante. Quest'anno era inevitabile, direi piacevolmente inevitabile, l'appuntamento di oggi con Monica Guerritore, che parlerà dall'inferno all'infinito. E poi avremo Dante 700 il 25 settembre al Conservatorio Cherubini e alla Certosa del Galluzzo l'ultima giornata il 9 ottobre, quindi Dante nei suoi diversi aspetti. Avremo sempre dedicato ai giovani soprattutto i nuovi linguaggi, la lanterna magica del terzo millennio, beni culturali e social. Un modo, speriamo, per incontrare i giovani, ma anche per noi meno giovani, di iniziare a comprenderli questi giovani, i loro linguaggi, il loro modo di relazionarsi, soprattutto con l'arte. Poi avremo la musica, altro tema veramente ampio e dedicato a tutti, la musica come necessità, la musica come piacere. L'ultimo argomento, le ricostruzioni. Se noi pensiamo, dopo la guerra abbiamo avuto macerie fisiche e macerie morali. Dopo la pandemia abbiamo le stesse macerie economiche sicuramente e tante tante macerie morali. Noi crediamo che l'arte, la cultura e la poesia possano aiutarci a superare questo difficile momento. E l'edizione di quest'anno è anche in occasione dei 25 anni dalla fondazione del centro. 25 anni intensi che hanno visto diverse attività, l'organizzazione di convegni, di mostre della settimana che ricordavamo poco fa, e che abbiamo voluto celebrare con questo volumetto, glossario. Che cos'è un glossario? È un volume dove le voci sono coordinate in base all'ordine alfabetico. In questo glossario ogni associazione ha scelto un lemma che lo identificasse e noi siamo come centro l'occasione per coordinare tante associazioni culturali diverse con temi diversi. Marco Giorgetti, direttore della Fondazione Teatro della Toscana. Oggi è una ripartenza dopo una lunga pausa. Che cosa vi aspettate? Ma intanto ci aspettiamo sicuramente che il pubblico sposi una nostra esigenza, e cioè quella di tornare a trovarsi.
Il teatro è soprattutto questo, è un luogo in cui ci si riconosce e un luogo in cui fisicamente si vive una parte di una socialità che non è più rinunciabile ormai, non è più assolutamente rimandabile. Oggi con Monica Guerritore, con peraltro un lavoro bellissimo che va spazia da Dante a Pasolini, a Leopardi, corrispondiamo esattamente a una nostra vocazione, quella di essere il luogo della lingua italiana, il luogo della sperimentazione sulla nostra autorialità, sui nostri autori, sulla nostra cultura, sulla nostra letteratura. E quindi quale migliore occasione di questa ripartenza, fidandoci che appunto il pubblico ci segua su questa strada. Ecco, questa iniziativa nasce anche da una collaborazione con il Centro Associazioni Culturali Fiorentine. Da cosa deriva questa sinergia? Deriva da una necessità di ritrovare dei punti di riferimento, di ritrovarsi fra chi lavora, fra chi sta sullo stesso terreno, fra chi riesce ad avere una ramificazione di contatti di cui abbiamo bisogno, perché non si riesce altrimenti a far passare il messaggio, non si riesce se non c'è il segno delle collaborazioni con chi questo mestiere lo fa, peraltro in tante arti, non soltanto in quella legata al teatro, alla letteratura, ma anche nella musica. Se non si trova questa modalità di tornare a relazionarsi attraverso di loro con le persone, con la gente, con i giovani, non si può ripartire. Questo è un grande segno per noi.